Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Torniamo su The Sims 4, ma oggi andiamo a leggere i segreti più scottanti sul sito in segreto che riguardano The Sims. Prima di lasciare il video ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E quindi ragazzi, eccoci qua e cominciamo a leggere il primo segreto partendo da ragazzo di 17 anni. Ho The Sims Mobile. Per chi lo ha, ho bianco di aiuto. In pratica ho fatto diventarlo il mio sim con un altro anime gemelle. Tre quarti di livello. Ma vorrei interrompere / rovinare il loro rapporto. Come faccio? Cerchiamo Google Translate. Ragazzo di 16 anni. Su The Sims 4 non mi funziona il mouse bene. Mi sapete aiutare? In che senso? Cioè, parliamone. Probabilmente il mouse che non ti funziona. Il fatto che non ti funzioni su The Sims 4 non capisco cosa voglia dire. Suppongo però che tu abbia l'impostazione della grafica di The Sims 4 e sia abituato alle impostazioni grafiche di The Sims 3. Forse è per quello che non funziona bene, credo. Donna di 19 anni. Oh, questa qua è l'imprenditrice, ragazzi. Assolutamente sì. Guardate e imparate come si fanno i soldi, i simoleon. Ho creato un ristorante su The Sims 4 in cui vendo solo acqua frizzante al 200% del prezzo. E ha avuto successo. Scusate, sta arrivando Equitalia. È per la ragazza, volevano fare i complimenti. Ragazza di 17 anni. Comunque The Sims è un gioco palesemente nato per farti avere complessi di inferiorità nei confronti dei tuoi sim, che hanno una casa, dei vestiti, una vita migliore della tua. Che Daniela Alberghini sia sicuramente molto più fortunata, o comunque anche Maurizio, lo sappiamo. Per il resto io non ne farei una questione troppo personale. Donna di 19 anni, la serial killer. Vediamo un po', ditemi che non sono l'unica che ancora adesso, quando gioca The Sims, uccide tutti. No? Però non vorrei mai avere a che fare con te, quindi andiamo avanti. Uomo di 23 anni. Ho avuto una sola relazione seria nella mia vita. Le altre è solo divertimento. Questa relazione è terminata dopo 9 mesi di convivenza, perché sono partito in servizio con i vigili del fuoco. Ho creato su The Sims un avatar uguale a me e l'ho fatto sposare con una uguale a lei. Mi manca troppo. A parte che sono davvero commosso e stento a trattenere le lacrime, ma oltre a quello... Come puoi risolvere questa faccenda su The Sims 4? Non lo capisco. Uomo di 19 anni. Finalmente un uomo abbastanza fortunato. Oggi ho guadagnato circa 50.000 simoleon su The Sims. Con i cheat. Vado a piangere in un angolino. Notare anche il tag. Poor boy. Quindi il ragazzo povero. Diciamo che non voglio infierire. Non voglio infierire. Moderlo da tutti. Ragazza di 17 anni. Tutti che su The Sims creavano infinite generazioni o facevano tradimenti e drammi d'ogni tipo. E poi ci sono io che facevo fare loro gare di tuffi sincronici. Sì, esatto. Wow. Carina, nel senso, è una bella dinamica, questa cosa mi piace un sacco. Ragazza di 16 anni. Oggi a scuola la prof di italiano ci ha dato delle schede con un racconto intitolato Vita in città. In quel momento subito mi è venuta in mente l'espansione di The Sims 4. Non lo so, perché metti i punti di domanda? Cioè, non so, in quel momento subito mi è venuta in mente l'espansione di The Sims 4. Ragazzi, se lo sapete, se sapete la risposta, scrivetela qua sotto nei commenti. Ragazza di 16 anni. Secondo me The Sims 4 non è una bella simulazione. Anche perché basta accendere il cellulare, mettere su cerca un lavoro e trovi il lavoro dei tuoi sogni, senza nessuno sforzo, e dopo 2-3 giorni di lavoro vieni già promosso. Magari fosse così nella vita reale. Ok, vabbè. Diciamo che sì, su The Sims 4 si trova lavoro, ma... The Sims 4 non è ambientato in Italia. Ragazzo di 17 anni. Devo aggiungere alla lista delle cose tristi il fatto di aver creato me e il ragazzo che mi piace su The Sims per farli fidanzare. Cercherò di non sorridere. Ragazzo di 17 anni. Speriamo non sia quello di prima, questo spero sia un pelino più fortunato. Sono un bel ragazzo con una bellissima ragazza che mi ama. A scuola ho al massimo in ogni materia, ho pochi amici, ma quei pochi sono buoni. Sono più che benestante ed ho un ottimo rapporto con i miei familiari. Oh, finalmente va tutto bene nel mondo. Ops, sono quasi le 13, devo andare da nonna. Ci vediamo presto di The Sims 4. Uomo di 19 anni.
Questo ha il tratto concentrato ed è anche dubbioso. Vediamo subito perché l'attività fisica non funziona come su The Sims. Con 4 giorni di allenamento passi da obeso a Dio greco. Beh, intanto c'è la C. Ma oltre a quello, già, non funziona così, ragazzi. Non si massimizza l'abilità di forma fisica nella vita reale in così poco tempo. Però ci si può provare. Ragazza di 16 anni. I miei sim su The Sims non hanno mai fatto cerca di avere un figlio, ma solo fichi fichi per divertirsi ogni tanto. E la mia sim è incinta. E che cacchio, pure su The Sims non usano i preservativi. Ok, ok, ammetto che questa mi ha fatto ridere. Probabilmente non hai l'antivirus. Ecco perché The Sims 4 non ha le protezioni. Andiamo avanti, ragazzi, con una ragazza di 16 anni. Sono sicura al 100% che sono l'unica giocatrice di The Sims a preferire The Sims 3 a The Sims 4. E qua, ragazzi, parte la guerra. Sotto nei commenti scatenatevi. Ragazza di 16 anni, ma se a Capodanno ho fatto fichi fichi su The Sims vale lo stesso? Notare il tag Capodanno col botto. Ok, sto per mettermi a piangere davvero, stavolta questo è triste, quindi andiamo avanti. Ragazza di 16 anni, chi è che ha ricevuto il regalo che voleva a Natale? Io no. Invece delle espansioni di The Sims, un maglione di quelli che prudono. Mi ha tradita la nonna. Ragazzi, chapeau alla nonna che ha deciso di dare alla sua bella nipotina di 16 anni il regalo che lei tanto desiderava. GG, ma è una gioia. Ragazza di 16 anni, su The Sims creo sim belli con amanti brutte. Non so perché. Intanto dovete smetterla di mettere il punto di domanda alla fine delle frasi che non sono domande. Ma oltre a quello, ragazzi, non so che problemi tu abbia per il fatto che fai sim belli con amanti brutte. Io non ho di questi problemi, io li creo tutti brutti, ma per il resto, infatti, c'è anche il tag là sotto. Davvero non saprei cosa rispondere. Ragazza di 16 anni, andiamo avanti, ragazzi, con i segreti. Sono davvero tanti, ne ho trovato tantissimi. È presente quando entri in una stanza e non ti ricordi il perché? Quello è Dio che sta giocando a The Sims e cambia la tua azione. Oh, sarebbe bellissimo. In effetti questa mi è piaciuta tanto. Davvero carina questa cosa. Potrebbe essere, ragazzi. Spero solo che non mi faccia fare i bisogni addosso. Se c'è lenti, lasciamo stare, andiamo avanti. Spero che le mie interazioni siano un pochino più civili. Donna di 21 anni, finalmente realizzerò il sogno di fare l'attrice. Brava, brava. Ragazze, rincorrete sempre i vostri sogni, credeteci, perché tutto è possibile. Sì, gioco a The Sims 4. Uomo di 20 anni, la ragazza che amavo più della mia vita mi ha illuso e lasciato. Breve storia triste, ragazzi, preparatevi i fazzolettini, mi raccomando, tutti belli pronti, eh. Oggi ho creato su The Sims 4 una famiglia. Mi sono creato io e ho creato anche lei, solo per sposarla e poi farle le corna e mettere incinta mezzo quartiere. Le vendette, quelle belle, ragazzi, sicuramente sono migliori di alcune vendette che purtroppo sentiamo. Quindi in realtà meglio così. Sono contento della tua scelta, è giusto che ti sia vendicato così, ma mettere incinta mezzo quartiere, beh, non so a che pro. Uomo di 18 anni, mentre gioco a The Sims 4 faccio sempre una casa bellissima, poi prendo un sim, lo metto in giardino e in un recinto vuoto, in modo che non posso uscire. Poi aspetto, il tutto con un'espressione malvagia. Ok, devo chiamare i servizi sociali, cioè, nel senso, c'è qualcuno di pericoloso fra noi, ragazzi, andiamo avanti. Donna di 21 anni, quando vado all'Ikea in testa mi suona sempre la musica di The Sims 1 dell'opzione arreda. Quanto ti capisco e quanti ricordi, ragazzi, sentite queste note, sono bellissime. Donna di 23 anni, avete mai provato a sterminare tutta la città su The Sims 4? Intendo tipo uccidere ogni famiglia e vedere cosa succede dopo. Sono curiosa, ma non ho il gioco sotto mano. Beh, intanto complimenti per la tua perversione mentale. Ti faccio i complimenti perché mi hai dato una buona idea per una futura serie. Ragazzi, sapete che c'è? Forse questo lo proviamo. Non so ancora bene quando, non so ancora bene con chi e perché, ma potremmo fare una sorta di serie apocalittica dei Sims 4, dove andiamo ad ammazzare tutti i sim del quartiere. Un po' macabro, è vero, ma possiamo leggerla un po' in chiave ignorante. Quindi approfitto per dirvi sotto nei commenti di farmi sapere se vorreste una dinamica di questo genere. Sarebbe la challenge della morte. Ci sto pensando. Donna di 23 anni, ma perché quando su The Sims faccio fare figli ad una nera con un bianco o viceversa, per la maggior parte escono bianchi o al massimo leggermente abbronzati?
bronzati. Non dovrebbe uscire una via di mezzo. La maggior parte escono bianchi o al massimo leggermente abbronzati. Immagino che lei si stia riferendo al fatto che gioca a The Sims senza aver comprato vita sull'isola. Me lo auguro per te. Donna di 23 anni. Su The Sims ho una coppia sposata e apparentemente perfetta, con una bella casa e 4 figli. Peccato peccatissimo che nessuno dei figli sia del marito e che nessuno di loro abbia lo stesso padre. Punto di domanda, li odio quei punti di domanda, ragazzi, toglieteli da in segreto. Per il resto abbiamo appena visto la storia di Brooke Logan di Beautiful, quindi non c'è di che stupirsi. Donna di 23 anni. Su The Sims mi sono nati 2 gemelli. Uno l'ho allevato in casa con genitori che lo adorano e gli insegnano a fare tutto. L'altro l'ho rinchiuso al piano di sopra, nutrendolo solo col cibo marcio, fra l'isolamento e la sporcizia. Voglio vedere come si evolve la situazione. Il bello è che nella vita reale questo mi farebbe schifo. Me lo auguro per te, cara ragazza mia, perché davvero ti dovrebbero rinchiudere. Invece su The Sims divento una scienziata pazza. Cosa ho appena letto? Ragazza di 16 anni. Spero che nessuno veda mai cosa combino su The Sims, altrimenti mi prenderebbero per una psicopatica. Ciao ragazza di 16 anni. Mi ricordavo ne avessi 23 ed eri quella di prima. Uomo di 18 anni. Sono così sfogato, quindi sì ragazzi, uno che comunque urla tanto, che non riesco a fare una vita bella nemmeno con i trucchi di The Sims. Eviterò di ridere, ma sappiate che sto per perdere un polmone. Uomo di 18 anni. Le domande esistenziali rivolte alla Maxis. Sviluppatori, se ci state ascoltando, mi raccomando, prendete nota. Quindi su The Sims 4 posso dare in pasto i miei figli ad una pianta cannibale? A una pianta cannibale. Non carnivora, cannibale, così. Annegare intere famiglie in piscina, flirtare con la morte, ma non posso far sposare 2 cugini? Dico solo che gli standard sono un po' bizzarri. È vero, ragazzi, mi sta scattando il cannibalismo. Ragazza di 17 anni, oggi ho dato il mio primo bacio con una ragazza. Intanto, un minuto di silenzio per l'italiano. Su The Sims 4. Ragazza di 17 anni, creo una bella casa su The Sims 4. Creo la famiglia perfetta. Ci gioco 10 minuti, li torturo e li uccido tutti. E va avanti così. Perfetto, direi che è l'ideale. È una bellissima routine. Brava. Donna di 20 anni. Vi immaginate se il mondo visse un... Donna di 20 anni. Vi immaginate se il mondo visse un'enorme partita di The Sims... E Dio fosse il giocatore? Ok, carino. Io direi di finirla qua. Il mondo potrà anche vissere ciò che vuole, ma direi di concludere qua, ragazzi. Il mondo può anche vissere un'esistenza con un Dio che fosse il giocatore. Ma se io avrei altro tempo da dedicare al video, lo facesti. E invece no. Ci fermeremo così. Nah, non è vero. Abbiamo ancora pochi segreti da leggere. Come questo di un uomo di 18 anni. Sono alto, magro, bello e ricco. Grazie The Sims. Ah, quanto mi piacciono le persone che sono ricche di autostima. Uomo di 23 anni. Quando ero piccolo, vedendo le mie sorelle che giocavano a The Sims, ci giocai anche io. Creai il mio personaggio e poi la ragazza che sarebbe diventata mia moglie. Beh, dopo un po' mi innamorai di mia moglie, del gioco... Un personaggio totalmente di fantasia, ispirato a nessuno. Ero triste, perché la volevo davvero. Ok, quando si gioca a un videogioco con troppa enfasi, mi dicono. Uomo di 25 anni, sono stato abbandonato all'altare 2 volte. Ammazza che fortuna. A The Sims per ora. A The Sims però, non su The Sims. Per ora. Nella vita reale sono anche più sfigato. Oh bene, almeno abbiamo delle certezze. Non binario, 22 anni, quindi in realtà non sappiamo se è 0 o 1, il codice non ce l'hanno ancora detto, però immagino sia perché non si sa se è maschio o femmina. Comunque poco importa. Ho creato su The Sims un uomo nero e una indios, indiana americana, e ho fatto avere loro un figlio. Ho creato una donna bianca e un cinese e gli ho fatto avere una figlia. Ho fatto sposare il figlio e la figlia, e la loro bambina, oltre a essere carinissima, ha i tratti di 4 continenti. Ora manca solo che le faccia sposare un aborigeno, nativo dell'Australia, e avrò un sim dei 5 continenti. Ragazzi, questo segreto l'ho preso
perché è spettacolare. È qualcosa di davvero geniale ed è bellissimo. Cioè, lui ha creato, grazie a The Sims, una famiglia multietnica che racchiude in sé tutti i continenti. Mi è piaciuta tanto questa roba e ve la volevo condividere. Donna di 22 anni. Quando ero piccola, Io poi ci penso e dico, ma perché non sai leggere? Quando ero piccola, giovavo con The Sims ed ero convinta che fare sesso significava cambiarsi insieme in uno stanzino. Non funziona proprio così, anche perché prima di usciamo insieme non si potevano avere figli, quindi per il resto... Credo sia The Sims in generale, però, non The Sims 4. Per il resto, credo che The Sims non ti abbia giovato tantissimo. Donna di 28 anni. Una sera decidemmo di mentire alla pizzeria da asporto, fingendo che ci fossero un party e numerose... Questa l'ho già letta e mi fa morire ogni volta. Ci proviamo. Donna di 28 anni. Una sera decidemmo di mentire alla pizzeria da asporto, fingendo che ci fossero un party e numerose persone non ce la faccio. Una sera decidemmo di mentire alla pizzeria da asporto, fingendo che ci fossero un party e numerose persone per giustificare le continue chiamate di aggiunta pizze e richiesta del conto ad ogni chiamata. In realtà eravamo solo poveri come la... e affamati. All'arrivo del pizzaiolo, alzammo a tutto volume la play con The Sims e cantammo a squarciagola. Eravamo in tre, tra cui un bambino di 4 anni. Allora, non so se sono riuscito a... Ci provo, provo a rileggerla in maniera seria, ma non riesco. Giuro, questa mi distrugge dentro. Ho cercato di essere serio per tutto il video, ma non riesco. Allora, una sera decidemmo di mentire alla pizzeria da asporto. Hanno chiamato, hanno detto: "Ehi ragazzi, c'è un party, ci servono altre due pizze." E poi richiamavano dopo 2 secondi: "Ehi, ci servono altre due pizze, c'è più gente del normale, quindi ragazzi dateci le pizze." E quindi loro giustificavano le loro continue chiamate di aggiunta pizze con il fatto che ci fosse questo party. In realtà erano molto molto poveri e affamati. E quindi all'arrivo del pizzaiolo, che in realtà non è che arriva il pizzaiolo a casa che toglie la pizza dal forno e arriva a casa tua, ma in realtà del fattorino delle pizze, suppongo, del ragazzo preposto alla consegna delle pizze, ragazzi, che italiano. Scherzi a parte, loro cosa hanno fatto? Per giustificare il party hanno alzato a tutto volume la play, quindi stavano giocando su PlayStation con The Sims, e hanno cominciato a cantare a squarciagola. In realtà erano in tre, tra cui un bambino di 4 anni, ma non ho capito la fine, perché... perché non c'è la fine della storia? Cioè, loro poi hanno dovuto prendere le pizze e pagarle, ma se erano poveri come hanno fatto? Non lo so, sta di fatto ragazzi che questo segreto mi ha distrutto. Ragazzo di 17 anni, ho appena litigato con la mia ragazza perché il sim che impersonifica me in The Sims ha tradito il suo sim. Ok, peggio delle due spunte su WhatsApp, andiamo avanti. E ragazzi, questo era l'ultimo segreto, ne ho preso una quarantina, li abbiamo letti tutti, io spero vi siate divertiti, a parte la delle pizze che non sono riuscito davvero a leggere con la mia devota professionalità, perché lì davvero ho rischiato di morire mentre lo leggevo. Per il resto però spero vi sia piaciuta questa scarrellata di segreti, sono tutti diversi, alcuni sono carini, anche l'idea di distruggere tutti i quartieri, di far ammazzare tutti, insomma vediamo, vediamo, insomma dobbiamo un po' decidere, perché potrebbe essere una buona serie quella in cui andiamo ad uccidere tutte le famiglie del gioco, vedremo. Mi è piaciuta molto anche quella della famiglia multietnica, ma ovviamente mi rimetto a voi per farmi dire qua sotto nei commenti chi visse e se Dio è... fosse il giocatore. Scherzi a parte ragazzi, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo di lasciare un mi piace e soprattutto vi ricordo che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi anche il video precedente. Io come sempre vi do l'appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti!